Ed eccoci pronti per un nuovo appuntamento con l'almanacco, con l'oroscopo. Siamo esattamente al 4 di novembre. Bentrovate, bentrovati da Mauro. 57 giorni alla fine dell'anno. Ecco i compleanni, un conduttore radiofonico, poi televisivo, personaggio della TV. Nel 55 Mauro Coruzzi, il personaggio è Platinetta. Nel 69 Stefania Petix, personaggio anche lei di TV, inviata di Striscia la Notizia. La Chiesa ricorda oggi San Borromeo, protettore degli studi. Frase del giorno: occorre che la legge sia breve, perché più facilmente i meno esperti la ricordino. Questa è una frase di Seneca. E adesso andiamo incontro come sempre alla fortuna. Dall'Ariete arriviamo ai Pesci con l'oroscopo di oggi. Ariete, sarà una giornata relativamente tranquilla questa. Nel vostro caso, tuttavia, a innervosirvi è proprio la staticità e non trovandovi a dover affrontare particolari problemi, finirete per mordere il freno e per creare difficoltà del tutto gratuite. Golosità sempre in agguato. Toro, la vostra settimana in campo lavorativo si concluderà alla grande, ma spesso i risultati positivi hanno l'effetto su di voi di far lievitare le ambizioni. Potreste quindi sentirvi inappagati nonostante i traguardi raggiunti. Non derogate dalla vostra abituale dieta. Gemelli, oggi per voi sarà di estrema importanza sapere ascoltare e per contro sapere tacere al momento opportuno. Il favore delle stelle, infatti, potrebbe essere compromesso, almeno in parte, da una vostra incontrollata loquacità. Imponetevi una più consistente attività fisica. Cancro, tirate pure il fiato in tutta tranquillità oggi. Gli astri vi garantiranno una costante serenità. Per avere qualche problema dovrete essere voi stessi ad andare a cercarvelo ostinatamente. Non prendete per oro colato certe voci, controllatene piuttosto l'origine e la veridicità. Leone, la fase astrologica negativa che ha caratterizzato questa vostra settimana oggi comincerà ad esaurirsi in vista di un weekend sereno. Non cercate inutili rivincite, non sprecate energie nel tentativo di rifarvi dei giorni scorsi. Marcia di riavvicinamento in amore. Vergine, la giornata vi sarà favorevole nel suo complesso, non tanto per mancanza di problemi, di difficoltà, quanto perché sarete caricatissimi e saprete fare fronte a qualsiasi evenienza. Non siate però altrettanto travolgenti in amore, lasciate l'iniziativa al partner. Bilancia, un'altra giornata piena e produttiva, in particolare nel campo del lavoro. Sollecitate la dovuta collaborazione, non addossatevi per orgoglio o per quieto vivere compiti e responsabilità che non devono pesare unicamente su di voi. Vitalità fisica in aumento. Scorpione, la considerazione di persone a cui tenete o da cui dipendete vi farà sentire molto motivati nello svolgimento dei vostri compiti. Attenti però a non strafare, a non sentirvi in dovere di fare di più di quanto ci si aspetta da voi. Siate molto regolati nell'alimentazione. Sagittario, ancora una giornata di segno negativo, se la imposterete con spirito battagliero. Le cose potranno invece andare per il verso giusto se saprete essere prudenti, attendisti, misurati. Sarà sempre la sfera affettiva a crearvi le maggiori difficoltà. Tensione nervosa in esaurimento. Capricorno, novità in vista in campo finanziario. Ragionate con la vostra testa, non date eccessivo credito a chi è sempre pronto a elargire consigli. In famiglia potrebbero nascere delle tensioni. Sarete proprio voi a poter gettare acqua sul fuoco. La forma fisica migliorerà sensibilmente. Acquario, nel corso di una giornata già abbastanza complessa, non permettete che certe faccende di cuore polarizzino la vostra attenzione, distraendovi da impegni immediati e piuttosto gravosi. Sarà mostrandovi fermi che potrete meglio chiarire e risolvere le situazioni sentimentali. Pesci, c'è una presenza ingombrante, fastidiosa e negativa che rischia di compromettere le vostre azioni. Mostrarsi indifferenti, superiori, in questi casi può solo peggiorare la situazione. La grinta all'occorrenza non vi manca, fatevi rispettare senza troppa diplomazia.